Faggeta secolare sfregiata nel Parco Abruzzo, interviene il WWF. Lavori di sistemazione a Piazza Torlonia, presente il sindaco di Avezzano Di Pangrazio. Riqualificazione dell'area Montagnola Celano, il progetto prevede una riqualificazione ambientale. Concluso il progetto della macroregione Adriatico-Ionica, all'evento è intervenuto il sottosegretario Mazzocca. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Il WWF dunque interviene su una delicata questione che attiene la salvaguardia del patrimonio naturale del Parco Nazionale d'Abruzzo. Un comunicato tra l'altro scrive: il Parco Nazionale d'Abruzzo è un sito di importanza comunitaria della rete Natura 2000, uno dei parchi nazionali storici e tra i più importanti d'Italia, con specie uniche come l'orso bruno marsicano, il lupo e il picchio di Lilford. Proprio una delle aree di maggior pregio per la presenza di faggete secolari, tutelate dalla presenza di zone riserva integrale, è stata sfregiata dall'inizio di lavori per asfaltare una strada che penetra nella bellissima zona di Prati d'Angoro, nel comune di Villa Vallelonga, per un progetto dell'amministrazione comunale di manutenzione straordinaria con una spesa di circa 500.000 euro di fondi pubblici. La strada in questione fu già parzialmente asfaltata né dietro, ma ormai da molto tempo si trovava in condizioni di sterrato a uso solo di locali aventi diritto per svolgere le attività silvopastorali tipico delle aree montane abruzzesi e pochi turistici della domenica non disposti a lasciare l'auto pochi chilometri prima. Da anni il parco cerca di porre un limite all'accesso, come è avvenuto in altri comuni dell'area protetta, ma purtroppo con scarsi risultati. Quest'ultimo intervento è stato autorizzato anche dall'ente parco, che ha cercato un compromesso proponendo misure di compensazione e mitigazione, seppur minime, al progetto del comune. Tra le prescrizioni dell'ente parco c'era anche quella di limitare l'intervento alla parte iniziale della valle e la futura limitazione dell'accesso attraverso una sbarra. A parere del WWF, l'ente parco non avrebbe dovuto rilasciare nulla osta e comunque deve oggi intervenire per bloccare l'attacco al suo patrimonio. Il WWF non può assistere a questo scempio non giustificato da alcuna motivazione pratica, visto che la strada non ha neppur funzioni di collegamento. L'area di Prati d'Angro è di grande importanza per l'orso bruno marsicana, frequentata anche da femmine con prole, ricca di siti di rifugio e alimentazione, conclude Dante Caserta, vicepresidente WWF Italia. Martedì 19 luglio alle ore 11, nella sala consiliari del comune di Avezzano, il sindaco Giovanni Di Pangrazio, il vice sindaco Ferdinando Boccia, con delega alla riserva naturale del Salviano, con Patrizio Schiazza, segretario regionale di Ambiente e Vita Abruzzo Olus, ente gestore della riserva, e Brunella D'Alessandro, direttrice della riserva del Salviano, presenteranno in conferenza stampa il programma degli eventi estivi per estate nella riserva, edizione 2016, e l'innovativa cartellonistica interattiva che caratterizzerà la rete di sentieri dell'area protetta. Inaugurati importanti lavori di sistemazione del parco di Piazza Torlonia di Avezzano, vediamo il servizio. Finalmente, proprio il caso di dirlo, il parco di Villa Torlonia di Avezzano è stato restituito alla totale fruibilità dei cittadini. Grazie ad una giusta e doverosa operazione di sistemazione attuata dall'amministrazione comunale, l'importante polmone verde della città si presenta ora totalmente pulito e bonificato dalle azioni di veri e propri vandali che hanno causato nel tempo danni anche gravi. Ora il parco può ospitare in tutta tranquillità i giovani ed i loro genitori che intendono trascorrere qualche ora all'aria aperta.
Il Comune ha provveduto a far effettuare importanti lavori, recinzione dell'intera area con delimitazioni in ferro, sistemazione del parco giochi, potatura delle siepi ad altezza tale da permettere l'osservazione di ciò che accade intorno, sistemazione con relativo ripristino dei getti d'acqua della splendida fontana centrale. Ma non è tutto, infatti l'amministrazione garantirà con apposito personale una costante vigilanza nell'arco dell'intera giornata con l'eventuale intervento dei rappresentanti della polizia locale. Insomma, un'iniziativa veramente notevole che guarda al sociale e alle esigenze dei più piccoli con prospettive ancora più interessanti in quanto l'amministrazione comunale potrà effettuare nuovi interventi con consistenti disponibilità economiche. Oggi il parco giochi e la fontana sono stati ufficialmente restituiti alla fruibilità dei cittadini con una semplice cerimonia che ha visto la presenza, oltre che al sindaco, dell'assessore al verde urbano Daniele Stati e di alcuni altri assessori e consiglieri comunali. Ne abbiamo approfittato per rivolgere alcune domande proprio al primo cittadino. Allora siamo a Piazza Torlonia in compagnia del sindaco, ma non solo, perché ci sono soprattutto i bambini, bambini che sono nel parco giochi, finalmente restituito alla loro dignità, perché loro hanno una dignità e devono saper giocare in tutta sicurezza. Ma noi ci stavamo già lavorando da qualche tempo, abbiamo accelerato perché abbiamo avuto la possibilità innanzitutto di lavorare sulla fontana, che abbiamo quindi fatto zambillare di nuovo la fontana qui di Piazza Torlonia, ma la abbelliremo anche, però adesso quel senso di freschezza, quel senso di gioia, quel senso di tranquillità la fontana la dà quando zambilla e non quando è chiusa, è stata chiusa per forse 10-12 anni e oggi l'abbiamo messa di nuovo in funzione, quindi una cosa bellissima. E poi abbiamo messo dei bei giochetti, abbiamo fatto riattivare tutta la recinzione pieno di bambini, questa è la dimostrazione eccetera che abbiamo ridato quella tranquillità, quella sicurezza alle mamme e soprattutto quella gioia ai bambini. È un primo passo, questo è un assaggio, perché l'ambizione nostra, quella che abbiamo già detto attraverso il progetto Marsica, che per la città di Avezzano ha previsto un impegno importante, quindi un ringraziamento ai consiglieri regionali che si sono impegnati per far arrivare a questa città circa 5 milioni di euro proprio col progetto di Piazza Torlonia, Parco Torlonia e il Palazzo Torlonia. Quindi circa 1 milione di euro sarà destinato a questo bel parco, un parco eccezionale che rifaremo ancora più bello e ancora più attraente per la città. Ci sarà il vigile che sempre ogni ora circolerà e girerà per Piazza Torlonia, quindi un passetto in avanti importante e concreto alla faccia di chi critica solo e chiaramente non fa mai niente, perché la critica serve solamente per non fare. Noi con le difficoltà economiche, con i problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare, con la burocrazia, però stiamo cercando di rendere sempre più bella Avezzano e la Marsica. Permettetemi di dirti che non è un piccolo passetto, è un passo importantissimo, perché stiamo parlando di uno dei più importanti polmoni verdi della città che deve essere valorizzato, sfruttato e messo a disposizione della collettività. Ma già adesso è sfruttatissimo e può essere il chioschetto che abbiamo rinnovato, abbiamo abbassate le aiuole e quindi le abbiamo messe a sguardo d'uomo, nel senso che per la sicurezza abbiamo fatto tagliare tutte le aiuole di Piazza Torlonia, di modo che si vede proprio interamente tutta la piazza, e questo va a favore della sicurezza, per rendere importante la sicurezza, che quando il vigile gira o una mamma sta con i bambini può osservare, ecco, che non ci sia qualche malintenzionato. E poi ripeto, il parco chiuso, chiaramente recintato, dove tutti questi bambini si stanno già divertendo da stamattina, sono fantastici e vedo bambini di tutte le razze, di tutti i tipi, vedo pure qualche immigrato per bene, persone che chiaramente vengono alla città e la vogliono godere, quindi penso che Avezzano con questa dimostrazione dimostra ancora una volta che è in movimento per trasformare questa città, ma per renderla la città tra le più belle d'Abruzzo. Io ci sto lavorando molto, la mia amministrazione si sta impegnando molto, penso che il cammino è ben avviato, ma ritengo
che è un piccolo passo, ho detto prima, perché dobbiamo fare di più, dobbiamo spendere su Piazza Torloni ancora 900.000 euro per sistemare tutto. Se vedete gli operai che girano, stanno sistemando le piante, queste bellissime piante, per alcune sono malate, non sembrano dall'esterno, ma c'è il fungo dentro e quindi sono praticamente ormai cotte, quindi verranno sostituite le piante malate e rimesse delle piante giovani. Questo devo dare anche un grazie, devo dire anche un grazie alla Forestale che sta collaborando con noi per mettere a regime e in sicurezza tutte le piante, non solo di Piazza Torlonia ma di tutta la città. Ad Avezzano ci sono tantissime piante chiamate la città giardino non a caso, e quindi sul patrimonio arboreo siamo orgogliosissimi di avere tante piante. Quelle malate saranno sostituite con quelle giovani. Mi chiede se è soddisfatto, perché insomma ancora adesso massima attenzione per concludere, ci sono i vandali, siamo d'accordo, però ecco l'attenzione, il vigilare è importante. Ma metteremo anche un vigilante che girerà sia per Parco Torlonia che per la Piazza Torlonia, senza armi, sarà solamente in divisa, un deterrente che avvertirà chiaramente la polizia locale. Un grazie, lo devo dire per concludere, a chi si è impegnato molto per realizzare questo parco, e devo dire grazie soprattutto all'assessore Stati che veramente su questo ci ha messo molto molto di suo e molto cuore da mamma nei confronti, ecco, dei bambini, quindi un ringraziamento gli è dovuto e gli va dato con il rispetto di tutta l'amministrazione e di tutta la città. Sabato 16 luglio alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Avezzano si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma della settimana marsicana che torna nel capoluogo della Marsica dopo circa 50 anni. Gli organizzatori della Proloco illustreranno i dettagli della manifestazione e programma dal 1 al 7 agosto prossimi nel Parco Torlonia di Avezzano. Presenzieranno alla conferenza stampa il sindaco Giovanni Di Pangrazio, l'assessore alla cultura Fabrizio Amatilli, presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Sindaco di Celano, Settimio Santilli, dopo ripetuti solleciti senza risposta, ripropone con forza il quesito a proposito del progetto già finanziato e non ancora portato a conclusione della riqualificazione dell'area della Montagnola a Colle Felicetta, l'area della città di Celano, da cui è possibile ammirare un panorama definito unico nel suo genere, perché insieme alla veduta dall'alto della città di Celano si può ammirare l'intera piana del Fucino. Progetto di riqualificazione dell'area di Colle Felicetta con la messa in sicurezza dell'intera zona per una riscoperta dell'antico itinerario storico e turistico, spiega il sindaco Santilli, risale alla precedente amministrazione, nella quale ero assessore all'ambiente ed alla manutenzione della città. Ebbene, a tutt'oggi nulla è stato realizzato nella zona, nonostante la provincia dell'Aquila già nel 2014 avesse preannunciato che tale progetto sarebbe stato realizzato. Per questo torno a chiedere di conoscere i motivi di tale ritardo nell'avvio dei lavori. L'iniziativa rientrava nell'ambito del programma relativo alla tutela, protezione e valorizzazione del territorio montano nella regione Abruzzo, per il quale era stata emanata un'apposita delibera proprio dalla giunta provinciale di L'Aquila. Si tratta di un intervento certamente ambizioso, che punta a creare una sorta di balcone della Marsica, dice ancora il sindaco Santilli, condiviso con l'allora presidente del Corvo, è presentato nel 2013, che è stato finanziato per 175.000 euro della provincia di L'Aquila nell'ambito di un programma di finanziamenti della regione Abruzzo. La scelta all'epoca ricadde sull'area del Belvedere della Montagnola a Colle Felicetta, sia per la valorizzazione turistica del territorio montano, sia perché la zona versa in uno stato di abbandono e degrado. Il progetto prevede una riqualificazione ambientale con creazione di spazi a tema che andranno dalla riscoperta di un antico itinerario storico-turistico alla creazione di un percorso panoramico ad un'area di adeguata staccionata. Prevista infine la sistemazione della strada che conduce a Colle Felicetta
e la realizzazione di un'adeguata cartellonistica che illustri ai visitatori i punti naturalistici o storico-religiosi del nostro territorio. Ieri è deceduto all'età di 83 anni Serafino Volpe, storico dirigente ed accompagnatore della società cittadina di calcio Forza e Coraggio e successivamente dell'Avezzano Calcio. I funerali si svolgeranno domani, sabato, alle ore 12 nella chiesa della Madonna del Passo a Borgo Pineta. Serafino Volpe, artigiano con un laboratorio per la lavorazione del legno, è stato un personaggio vero dello sport cittadino. Discreto, disponibile ed umile, è stato sempre pronto a collaborare in maniera disinteressata con i numerosi dirigenti e collaboratori che si sono alternati alla guida della società calcistica cittadina. Dal 1974 al 1978 è stato tra i dirigenti protagonisti di un periodo memorabile in quanto caratterizzato da ben tre vittorie in campionato, partendo dalla promozione per arrivare fino alla Serie C. Erano gli anni d'oro con noti allenatori quali Carlo Facchin, Armando Rosati e Piero Grasselli e i dirigenti del calibro del dottor Totò Di Lorenzo. Senza dimenticare i giocatori quali Franco Oddo, papà dell'attuale allenatore del Pescara, Alessandro Pierloni, Speranza, Cappelli, Cimarra e Marescalco. Le istituzioni museali e regionali si ritroveranno lunedì 18 luglio alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Pescara per discutere le problematiche e le prospettive del settore alla luce di ipotesi di riordino. A convocare i musei regionali è stato l'assessore alla valorizzazione dei beni culturali Marinella Sclocco, che in questo modo vuole prendere coscienza direttamente dagli interessati dei problemi che affliggono le istituzioni museali regionali e discutere con loro le possibili iniziative per rilanciare un settore importante, quella della cultura regionale. Dopo anni di silenzio, è la prima volta che un assessore con delega ai beni culturali incontra gli operatori culturali del territorio con l'obiettivo che da Pescara possa partire un percorso di crescita e di reale riforma. Si è concluso oggi a Termoli l'evento finale del progetto comunitario Speedy Shared Project Dynamic Governance. Dopo una prima giornata di incontro tra i primi partner per affrontare tematiche legate all'implementazione fisica e finanziaria del progetto, il secondo e ultimo giorno è stato aperto al pubblico ed ha rappresentato un'importante occasione per trattare insieme temi comuni che spaziano dalla protezione ambientale alla sostenibilità sociale dei processi di sviluppo economico dei paesi coinvolti e più in generale della macroregione Adriatico-Ionica. Particolare attenzione è stata poi dedicata alla piattaforma informatica Shared realizzata dalla finanziaria regionale abruzzese, che è stata illustrata ai partecipanti del gruppo di lavoro FIRA. Attraverso questa piattaforma si intende offrire uno strumento web avanzato, utile e fruibile agli utenti, che avranno così la possibilità di formarsi ed informarsi, di consultare una banca dati dinamica sulla normativa e sulle procedure VAS nei paesi partner e partecipare ai dibattiti sul forum. All'evento sono stati presenti anche il sottosegretario alla Giunta, Mario Mazzocca, che è intervenuto a proposito di pianificazione transfrontaliera e tematiche ambientali, e il direttore regionale del Dipartimento della Presidenza e Relazioni con l'Europa, Giovanni Saveni. Ma ascoltiamo ora il sottosegretario Mazzocca. Progetto Speedy, se ne è parlato molto, adesso siamo in dirittura d'arrivo. Sottosegretario Mazzocca, ci vuole sintetizzare in poche parole i punti più importanti del progetto? Sì, il progetto diciamo, persegue un duplice obiettivo, introdurre la maggior parte di cittadini alle tematiche ambientali, all'importanza della rinnovabilità delle risorse e codificare una modalità di discussione e di confronto con le comunità che abitano i territori affinché si abbia piena consapevolezza del valore della resilienza, come oggi ormai
chiamiamo la capacità di una comunità di resistere all'incedere dei cambiamenti climatici e agli effetti che ne derivano. Ecco perché il progetto sonda le possibilità che la legge dà alla VAS, alla valutazione ambientale strategica, ritenendo quella una sede importante e quindi già esistente in cui inserire un discorso di allargamento della base della discussione e di acquisizione di maggiore consapevolezza. Chiaramente per fare ciò è importante che ci siano delle regole certe e condivise, e aggiungiamo noi, e con il progetto Spidi cerchiamo di gettare questo sasso nello stagno, di allargare territorialmente il tema, tant'è che il progetto di natura transfrontaliera prevederà, almeno nei nostri auspici, un'ulteriore evoluzione affinché questa condivisione, queste tematiche, queste linee guida a cui noi vogliamo tendere vengano poi definitivamente adottate in ambito europeo. Ecco, lo sviluppo sostenibile, l'ho appena detto, è il principio ispiratore della VAS, prioritario per tutti i paesi che si confrontano sulla regione adriatica. Ma in che modo abbiamo realizzato i processi di partecipazione e di coinvolgimento? Ma ad esempio posso raccontare cosa è accaduto con il dibattito planetario in previsione della partecipazione dell'Italia e quindi anche dell'Abruzzo alla conferenza delle parti, alla COP21, di Parigi. C'è stata questa discussione in tempo reale, contemporaneamente con 21 paesi del mondo, ognuno dei quali aveva 120 cittadini selezionati attraverso un bando ad evidenza pubblica che esprimevano le loro opinioni. Ricordo come mentre eravamo in front office con i paesi della Mauritania e della Norvegia, che avevano pressoché lo stesso nostro fuso orario, arrivarono le risultanze del Giappone, che ovviamente questa discussione l'aveva svolta prima, e fu sintomatico il fatto che probabilmente anche memori di alcune sciagure che in quel paese sono avute a causa dei problemi legati alla subsidenza sismica, il tema delle petrolizzazioni a mare era un tema dominante, ovvero il 76% degli intervistati aveva una posizione nettamente contraria all'installazione sul proprio paese, in Giappone, che diciamo sul tema della sostenibilità ambientale ha fatto sì passi da giganti, ma veniva da realtà non proprio identiche alle nostre, dicesse una parola ferma, così come è stata. Ecco, tutti questi risultati poi sono stati messi insieme e hanno costituito la base per questo e per altri progetti. Entriamo nel merito ora, sottosegretario. Forum e piattaforma sono gli strumenti innovativi che introduce il progetto Spidi. Come è nata e a cosa serve la piattaforma condivisa? Ma è chiaro che al giorno d'oggi per cercare di ridurre in maniera drastica le distanze culturali e quindi anche geografiche è quasi d'obbligo l'utilizzo delle nuove tecnologie e quindi di una piattaforma dedicata in cui sia possibile e soprattutto agevole interfacciarsi in tempo reale con chiunque abbia a cuore le sorti del nostro territorio e delle nostre comunità, sui temi della sostenibilità ambientale ma anche sui temi dello sviluppo sostenibile, e quindi proseguendo per questa strada riteniamo che la politica, cioè chi temporaneamente è chiamato ad assumere delle decisioni, possa farlo con maggiore cognizione di causa. Proseguono le iniziative dell'Associazione Osvaldo Costanzi di Celano. Domenica 17 luglio infatti organizza una passeggiata lungo il percorso storico della Celano Antica.
Il professor Angelo Ianni accompagnerà i partecipanti nel percorso del sentiero che da Casal Martino si inerpica dolcemente all'interno di un bosco di pini fino a sbucare nella chiesetta degli Alpini. Tra le tracce ancora visibili del nucleo originario di Celano, il professor Ianni illustrerà le vicende storiche di quei luoghi. Sarà insomma un laboratorio storico-paesaggistico a cielo aperto che si snoda in un viaggio ritroso nel tempo. Saranno presenti anche il dottor Albertino Paris e l'architetto Edoardo Castellucci che qualche mese fa insieme al professor Ianni hanno tenuto delle seguitissime conferenze proprio sulla storia di Celano, dall'età pre-federiciana al periodo di Federico II e post-Federico II, riscuotendo ampio successo di pubblico. Dopo il ciclo di conferenze, la narrazione della storia di Celano continua andando proprio sui luoghi del passato, afferma il dottor Ilio Nino Morgante, aggiungendo che stiamo lavorando sulla possibilità di pubblicare gli atti della conferenza ad uso delle scuole e dei cittadini. Colgo l'occasione, dice, per invitare i cittadini ma anche i turisti a partecipare a questa passeggiata. Infine, per ringraziare i soci e simpatizzanti della nostra associazione per l'importante e qualificato impegno profuso per l'organizzazione delle attività sociali. Comunque questo è il programma. Alle ore 9 raduno in località Casal Martino, mezz'ora dopo partenza con viaggio storico-culturale nella Celano antica, illustrazione del professor Angelo Ianni. Alle ore 12 Santa Messa celebrata da Don Claudio Ranieri nella chiesetta degli Alpini e alle 12.45 pranzo al Sacco. All'ospedale di Castel di Sangro, già nel corso del corrente mese di luglio, 3 sedute in più di sala operatoria per chirurgia, ortopedia e traumatologia, da autorizzare sia per gli interventi programmati sia per le urgenze. È il frutto di un serrato e costruttivo confronto svoltosi nei giorni scorsi tra il manager della ASL Rinaldo Tordera e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, all'insegna della piena collaborazione. Tordera ha comunicato le novità con una lettera inviata questa mattina al primo cittadino. In concreto a Castel di Sangro, durante il corrente mese di luglio, le sedute operatorie passeranno dalle attuali 5 a 8. E l'aumento del numero di operazioni potrà essere utilizzato a seconda delle necessità, sia per interventi delle lezioni che si svolgono secondo un calendario prestabilito, sia per gli interventi d'urgenza. Inoltre, nel prossimo mese di agosto, il lavoro in sala operatoria potrà contare, in base alle esigenze, su un minimo di 5 fino a un massimo di 10 sessioni. La direzione della ASL, dichiara il manager Tordera, posto in essere nell'immediato un miglioramento dell'attività operatoria con la prospettiva peraltro di un suo ulteriore potenziamento quando verrà concluso il concorso per l'assunzione di 2 anestesisti. A suo proposito aggiunge Tordera, proprio ieri l'azienda ha nominato come primo passo dell'iter la commissione esaminatrice. Abbiamo inoltre definito, aggiunge il manager, il cronoprogramma, le cui tappe verranno comunicate nel dettaglio nei prossimi giorni per l'installazione di nuove apparecchiature destinate al servizio di radiologia dell'ospedale di Castel di Sangro. Recuperare ulteriori economie dei progetti della programmazione comunitaria PAR FIRST 2007-2013 e avviare nuovi investimenti sul territorio regionale. È stato questo il tema dell'incontro che si è svolto questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo tra il presidente Luciano D'Alfonso e i responsabili delle linee del Fondo Sociale di Coesione. Ogni singola risorsa dovrà essere utilizzata per generare nuovi investimenti, ha detto il presidente della giunta Luciano D'Alfonso durante l'incontro con i responsabili. Oggi, da una prima ricognizione, abbiamo registrato la consistenza di nuove economie che saranno presto utilizzate per i progetti strategici riguardanti lo sviluppo e la cura del territorio. È diventata definitiva la graduatoria del bando legato al programma di sviluppo rurale 2014-2020 e rivolto a tutte le associazioni di produttori che operano in Abruzzo per il sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.
A disposizione ci sono circa 1.200.000 euro che potranno essere utilizzati per sostenere la partecipazione delle aziende alle fiere internazionali, dando vita a importanti campagne di informazione e promozione dei prodotti abruzzesi nei principali mercati dell'Unione Europea. Con il bando sono stati finanziati 4 progetti di altrettante associazioni di produttori che rappresentano oltre 300 aziende abruzzesi. L'oro d'Abruzzo dei prodotti ortofrutticoli d'Abruzzo con 362.000 euro. L'associazione Terra Viva con 37.500 euro. Il consorzio di tutela vini d'Abruzzo con 740.000 euro. E l'associazione marsicana produttori di patate con 60.000 euro. Per l'assessore alle politiche agricole di Lo Pepe, queste azioni contribuiranno ad accrescere la visibilità e l'immagine dei nostri prodotti di eccellenza e consentiranno alle nostre imprese di esplorare nuovi mercati e rafforzare la loro presenza in quelli dove sono già presenti da tempo. Finora sono stati già 7 i bandi del nuovo piano pubblicati dalla Regione con una dotazione complessiva di oltre 60 milioni di euro. Nell'Abruzzo sono ben 52.125 gli ettari di suolo consumato con l'erosione di territorio agricolo naturale o seminaturale a beneficio di asfalto, edifici e capannoni a causa delle espansioni di aree urbane e di insediamenti commerciali, produttivi e di servizio. Ad affermarlo è la Coldiretti Abruzzo sulla base del rapporto 2016 ISPRA, secondo il quale nella nostra regione il fenomeno interessa il 4,8% della superficie territoriale, ma questa percentuale sale addirittura al 65% se si considerano gli impianti diretti e indiretti a una distanza di 200 metri. L'impermeabilizzazione del terreno rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto comporta un rischio accresciuto di inondazioni e contribuisce al riscaldamento globale, minaccia la biodiversità. Su un territorio reso così più fragile si abbattono i cambiamenti climatici con precipitazioni sempre più intense e frequenti e vere e proprie bombe d'acqua che il terreno non riesce ad assorbire. Siamo dinanzi a un grave problema per l'assetto idrogeologico del territorio, secondo Coldiretti Abruzzo. Non dimentichiamo infatti che la cementificazione forzata, frutto di un modello di sviluppo che oggi curate dagli agricoltori che assicurano una costante manutenzione. Serve dunque un impegno da parte delle amministrazioni a tutti i livelli per difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile dalla cementificazione nelle città e dall'abbandono nelle aree marginali, spesso ricadenti nelle aree protette con un adeguato riconoscimento dell'attività agricola. Questa era l'ultima notizia, prima di salutino come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.